sedetevi che abbiamo di fare. Stiamo andando non bene negli ultimi momenti elettorali, non stiamo andando bene nemmeno nei sondaggi. Come mai? Secondo me perché gli italiani si stanno bevendo il cervello. Allora, che brutto però sbagliare certe cose. Io ho sbagliato i tempi nella mia vita in una maniera disastrosa. Voi pensate che quando avevo 18 anni facevo sport, ero stato campione italiano, universitario dei 100 metri, di altri sport, e quando per esempio si andava al mare, allora non c'erano tutte le palestre, per cui non c'erano tutti che si allenavano a farsi muscoli, i muscoli li avevano solo chi faceva sport agonistico, no? E io quando c'era al mare mi spogliavo come tutti gli altri, mia mamma mi guardava compiaciuta e diceva in milanese che era la sua prima lingua, però il Messilio è sempre il più sebel della spiaggia. E nessuno mi chiedeva una fotografia. Adesso che sono vecchio, pelato, brutto e grasso, mi fermano per strada e non mi lasciano arrivare in orario alle manifestazioni perché c'è sempre ci sono gruppi di persone che vogliono fare dei selfie. Anche in Croazia c'era la fila dietro di me per i selfie, poi hanno litigato quello del terzo, del quarto posto, sono prima io, no, sei prima tu, si sono dati delle spinte, uno mi è venuto diretto qui, mi hanno fatto cadere, miracolo che non mi sono rotto il femore, ma sto malato nel fianco destro da quel giorno. E quindi adesso troppe fotografie e invece noi avremo bisogno di più voti e meno fotografie, giusto?